Ciao, in questo video voglio parlare dei power chord. I power chord sono degli accordi molto utilizzati dai chitarristi, un pochettino in tutti i generi musicali, dal rock al country al pop, anche nel jazz e nel blues. I power chord sono molto molto utilizzati. La ragione per la quale sono così usati è per il loro tipico suono, in quanto non avendo la terza nell'accordo, ma essendo formati soltanto dalla prima e dalla quinta, hanno un suono molto più aggressivo e rotondo, che può essere utilizzato sia sugli accordi maggiori che sugli accordi minori. I power chord sono accordi molto semplici da suonare, in quanto sono praticamente le note più basse degli accordi barré. Per esempio, se abbiamo un accordo di Mi, come in questo caso, qui sul settimo tasto, sulla quinta corda, abbiamo un Mi di basso e qui ovviamente sarebbe il power chord, il barré, l'accordo barré di Mi, e il power chord sarebbe praticamente le tre note più basse, così che stiamo praticamente suonando la prima, la quinta e la prima di nuovo, un'ottava in avanti. E questo ci permette di avere un accordo che non è né maggiore e né minore. Infatti, il power chord può essere utilizzato sia su un Mi maggiore che su un Mi minore, in quanto non ci pronunciamo sulla terza, che rende l'accordo maggiore e minore, per cui questa forma di power chord può essere utilizzata per entrambi, sia gli accordi maggiori che gli accordi minori. Quindi vediamo un pochettino con il primo dito. Suoniamo la radice e poi c'è un tasto a vuoto e poi con il terzo e il quarto dito suoniamo adesso sul nono tasto della quarta e della terza corda. E questo qui ci dà il power chord di Mi. Adesso se spostiamo il tutto un tono indietro, qui dove c'è il Re, avremo il power chord di Re e così via su tutta quanta la tastiera. Ecco perché è importante conoscere la quinta corda abbastanza bene. Per quanto riguarda poi i power chord con la radice sulla stessa corda, è la stessa cosa, la diteggiatura rimane la stessa, soltanto che adesso la radice è sulla stessa corda, quindi questo qui sarà un La power chord, questo qui un Si power chord, questo qua un Do power chord. Ci sono ovviamente diversi modi di poter suonare questi power chord. Questa qui è la forma completa del power chord. Ma volendo si possono utilizzare anche solo le due corde più basse. Quindi in questo caso per suonare un Do power chord suoniamo la sesta e la quinta corda. Così. Oppure possiamo suonare anche le ultime due note della diteggiatura, quindi in questo caso suoneremo sempre per il Do power chord soltanto la quinta e la quarta corda. E adesso sto utilizzando il terzo e il quarto dito, ma volendo potrei suonarlo anche con un dito soltanto. In questo caso sto facendo un semibarré con il terzo dito per suonare appunto le due corde assieme. Se questo video ti è piaciuto, per favore lasciami un commento. Poi ho preparato altre lezioni inedite ed un libretto delle scale. Per scaricarli gratuitamente, clicca sul link che trovi su questa pagina o vai sul mio sito, lezionidichitarramoderna.com, ed inserisci il tuo email nell'apposita casella.